Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Oggi incontriamo Mara Carchidi, che è la vicepresidente della ASD TMC 360 Sport. Benvenuta Mara. Grazie. Grazie a te per aver accolto il nostro invito, perché dobbiamo raccontare che a partire dal 26 gennaio a Camigliatello Silano prenderà il via la seconda edizione di Sila Tre Vette. Esatto, siamo così giunti alla seconda edizione. Quest'anno tante novità, a partire dai famosi gemellaggi che sono andati ad aumentare rispetto all'anno scorso. Infatti, oltre alla Rovaniemi 150 abbiamo l'Alaska e la Siberia. E siamo partiti quest'anno con 3 giorni, a differenza dell'anno scorso, poiché abbiamo deciso anche di aumentare la difficoltà, non perché l'anno scorso fosse più facile. Quest'anno abbiamo deciso proprio di rendere la sfida per veri duri, per veri amanti degli sport. Allora Mara, andiamo per gradi, quindi i giorni sono 26, 27, 28 Camigliatello Silano. Esatto. Ci saranno appunto tutta una serie di gare, le discipline sono fat bike, sci e trekking. Sì, di questa è un'unica gara per tre discipline. Esatto. Allora, però io prima di entrare nel dettaglio vorrei sapere come nasce l'idea di creare questa associazione rivolta agli sport tendenzialmente invernali, però non solo. Allora, noi amiamo il territorio, partiamo da questo presupposto. La nostra associazione è da sempre, da anni, infatti la TMC sta per Turismo Montano Calabrese, si è dedicata alle attività per la promozione turistica del territorio, partendo dall'entroterra verso il mare. Quindi diciamo che abbiamo un amore smisurato per la montagna. Con gli anni le varie attività sono andate sempre ad aumentare, unendo musica, sport, cultura. E l'anno scorso l'idea di creare qualcosa di unico, qualcosa di strano per quello che è il meridione, ecco, ovvero una sfida invernale. Ecco, facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. E ricordiamo com'è andata l'anno scorso, la prima edizione allora, di Sila Tre Vette. L'anno scorso la prima edizione di Sila Tre Vette è stata un successo, sia per chi ha deciso di partecipare, poiché hanno trovato un'accoglienza e un'organizzazione abbastanza impeccabile. Ecco, ricordiamo chi ha partecipato, quante persone hanno partecipato, allora, anche la provenienza. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto circa 70 partenti, ha vinto Pasquale La Rocca con un primo posto, confermato anche a Rovaniemi 150. Secondo posto abbiamo avuto Giovanni Roveri da Pignerolo, quindi stiamo parlando del Piemonte, e la partecipazione di questi 70 atleti è stata europea, poiché abbiamo avuto persone dal sud, ancora più sud di noi, del nord, ma anche dalla Spagna e dall'Irlanda. Quindi una gara ovviamente internazionale, lo possiamo dire. È internazionale, lo possiamo dire anche perché siamo riusciti quest'anno, come dicevo prima, a aumentare i gemellaggi. L'anno scorso l'intuizione mia e del presidente Giuseppe Guzzo è stato proprio quello di unire questa gara all'estremo sud con la prima gara europea, quindi sulle nevi del nord. Chiarissimo. Quest'anno invece siamo andati oltre il continente, siamo andati in America. Siamo andati in America, quindi ci saranno anche degli atleti ovviamente. Quello che possiamo dire al momento è che... Perché ancora sono in fase di organizzazione. Sì, siamo in totale organizzazione, quindi le iscrizioni continuano ad arrivare. Sono in corso. E ancora non abbiamo un numero preciso. Certo. Possiamo dire però ufficialmente che abbiamo superato i 50, non diciamo altro per scaramanzia. Per scaramanzia. Esatto. Allora Mara, ritorniamo a questa edizione, sei stata piuttosto chiara rispetto appunto alle novità, ai gemellaggi e quant'altro. Questi 3 giorni cosa accadrà? Allora, questi 3 giorni Camigliatello verrà, il nostro obiettivo è quello di trasformarla in una vera e propria cittadella dello sport, nel senso che dello sport invernale. Partiremo il venerdì 26 alle 5:30 con questa gara, quindi vedremo la partenza degli atleti che parteciperanno all'80 km, alle 17:30, dell'80 km e della 40 km. Partiranno, entrano nei boschi a vincere quello che è il primo posto per appunto essere mandati ufficialmente dall'organizzazione
a partecipare a queste gare più grandi. E poi noi che faremo? Li attenderemo con musica, li attenderemo con attività, perché trasformeremo il corso di Camigliatello in una pista da sci. Questo è molto molto interessante. C'è tanto lavoro dietro. Tantissimo. Siete una squadra, diciamo, piuttosto affiatata già dall'anno scorso. Sì, è difficile lavorare in alcuni momenti, essendo soltanto due persone, sembra strano, ma è così, riusciamo a lavorare bene, riusciamo a coordinarci bene, poi siamo riusciti ad avere dei partner attorno, tra cui anche voi come Calabria News 24, che ci fanno sentire meno soli e riescono a farci portare avanti questi progetti con grande perché successo. Perché è importante anche comunicarlo, perché molti eventi di questa portata sono anche un po' sono nascosti, per cui è importante farla sentire anche alla gente che si organizzano degli eventi, soprattutto che hanno per il nostro territorio. Esattamente. Perché siamo purtroppo sempre abituati a guardare fuori e non riusciamo a capire che magari se noi riuscissimo a portare gente da fuori a dentro, sicuramente i risultati per noi sarebbero sicuramente migliori. Del resto, Sila Trebbette l'anno scorso l'ha dimostrato. Sono rimasti sbalorditi di trovare degli scenari quasi finlandesi nel cuore del Mediterraneo. Assolutamente sì, conosciamo bene la nostra terra, la nostra Sila. Ecco, l'età dei partecipanti, Mara? Dei 18 a... Ad oltranza. Ad oltranza, certo. Devono ovviamente portare un certificato medico per dimostrare il fatto che possono affrontare questa sfida, perché stiamo parlando di sempre, parliamo del circuito massimo di 80 km nella neve, quindi stiamo parlando di temperature abbastanza rigide, certo. Stiamo parlando della Sila di notte, questa Sila che finalmente si apre. È famosa questa frase che ripete sempre il presidente Giuseppe Uzzo. L'anno scorso disse: io sono riuscito ad aprire la Sila di notte, quando invece la Sila si chiudeva a un certo punto. Certo, in chiusura, Mara, le strutture ricettive sono pronte ad accogliere i vostri ospiti? Sì, le strutture ricettive sono pronte, noi siamo a disposizione per qualsiasi genere di informazione sul nostro sito internet www.silatrebbette.com. Abbiamo attiva la pagina Facebook, quindi per chiunque voglia unirsi all'evento, al di là dell'aspetto sportivo, può contattarci e vediamo un attimino di trovare la soluzione migliore. Benissimo, allora Mara, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Anzi, no, sì. Vive il lupo. Vive il lupo, vive sì, il lupo. Vive il lupo. Noi ci vediamo perché ovviamente seguiremo la vostra manifestazione, le attività, quindi terremo aggiornati i nostri telespettatori su quanto accadrà in questa appunto bella manifestazione che, lo ricordiamo, si chiama Sila Trebbette. Grazie ancora grazie a Mara Carchidi e noi ci vediamo più tardi nel TG. Grazie.